L'arte a Radio R è con Nicla. E dopo Valentina Falcioni è ora la volta di un'altra curatrice di Marche Centro d'Arte. Lei è la prima volta che la intervisto, invece è di Pescara, vive a Roma e a Pescara. Curatrice indipendente, ha come principali ambiti di interesse la creatività emergente italiana e internazionale, la contaminazione dei linguaggi artistici e la combinazione algoritmica tra arte, scienza, tecnologia e natura. Si occupa di innovazione tecnologica per i beni culturali e dal 2012 è direttore artistico dell'Alviani Art Space, spazio no profit istituzionale all'interno dell'Aurum di Pescara, che fa della collaborazione con altri curatori italiani e della ricerca sulle nuove frontiere del contemporaneo il suo tratto distintivo. Allora, carissima Lucia Zappacosta, ciao, eccola, amica. Ciao, finalmente è la prima volta io che ti intervisto, nonostante tu abbia poi un bel curriculum, hai fatto dei progetti molto importanti. Grazie. Senti, tu sarai presente a Uffida, presso lo showroom Ciuciù. Esatto. Conosci Uffida? No, o meglio sì, attraverso le foto, ma non ci sono mai stata di persona. Bellissima. Mi hanno detto che però è la location più bella. Quindi. Bellissima, guarda. Adesso non voglio essere di parte, però Uffida è veramente una città meravigliosa. Quindi vedrai che ti troverai bene. Senti, tu hai mai partecipato a Marche Centro d'Arte? No, è la prima anche volta. Anche tu la prima volta, vedi? Sì, che curo una sezione per Marche Centro d'Arte, anche se in realtà non me ne sono persa mai neanche una. Sì, no, ma infatti ci vedevamo ogni tanto, a qualche inaugurazione mi sembra che ci sei stata, no? Sì, sono stata le ultime, penso di averne saltata solamente una, la penultima, però poi tutte le altre ci sono sempre stata, insomma. Mi ricordo, sì. Senti, ci puoi parlare del tuo progetto e soprattutto anche degli artisti, delle loro opere? Prego. Sì, io sono fortunatissima perché mi hanno assegnato questi sei artisti bravissimi e che sono appunto Nicola Caredda, Roberto Cicchinè, Tiziana Contino, Gianluca Cosci, Peter De Boer e poi Elena Giustozzi. Ah. E alcuni di questi penso che tu, Nicola, li conosci molto bene, conosci il loro lavoro. Sì, tranne De Boer, il resto tutti. Praticamente, esatto. De Boer un po' di meno. E diciamo che io prima di ora avevo lavorato solamente con Tiziana Contino, e il cui nesso di causalità che porteremo a Marche Centro d'Arte, tra le altre cose, è la performance che è stata realizzata a Torino durante Artissima. Proprio in collaborazione anche con un altro artista che collabora con me, che è Bruno Cerasi, quindi porteremo questa nuova edizione che è proprio il video della performance che c'è stata realmente, diciamo, mentre l'altro video che gira già da un po', che è stato pubblicato, non era mai stata una performance pubblica, ma era veramente stata una performance con la finalità di realizzare questo video. E allora io porterò questo progetto che si chiama Alter Modernitas. Esatto, nel quale, diciamo, io ho trovato un nesso tra i lavori dei sei artisti collegandolo all'analisi della nostra epoca e della complessità che abbiamo noi nel riteorizzare, aggiornare alcune delle categorie che sono del nostro quotidiano e che però sono proprio per questo forse anche preda di continui fraintendimenti, che sono un po' il postmodernismo e la globalizzazione. Ecco. E quindi questa Alter Modernitas dovrebbe un po' essere il risultato, diciamo, del nostro mondo e dell'estetica contemporanea, che appunto è una somma di frammentazioni, di movimenti plurali, in continuo movimento, però anche molto connessi alla nostra coscienza, alla nostra autodeterminazione, quindi alla nostra necessità di essere aperti al progresso, all'innovazione. Che sono, insomma, un po' le cose che poi mi stanno particolarmente infatti, a cuore. Infatti l'ho letto proprio sul curriculum, che poi tra l'altro è quello del catalogo di Marche Centro d'Arte, infatti, no? Che ti occupi proprio di innovazione tecnologica, proprio per
Quindi ti piace, ti sta qua. Esatto, sono dei mondi così distanti, la tecnologia e l'arte, la cultura, ma invece in realtà oggi sono l'uno diventa lo strumento per permettere di approfondire l'altro e per dare nuovi stimoli, nuovi spunti per catalogarlo, organizzarlo, gestirlo, valorizzarlo, e quindi sono sempre meno sconosciuti tra di loro, sempre più certo. affini come mondi. E in questo senso, diciamo, alcune delle opere sì. Che saranno presenti ad Offida ovviamente raccontano di questa necessità di cambiamento, come per esempio le opere di Roberto Cicchinè che presenta queste due foto. Sono due migranti nigeriani, un lavoro nuovo di Roberto in cui praticamente questi due Giuseppe e Maria, potremmo chiamarli, che hanno un figlio di nome Salvatore, sono in realtà due giovani nigeriani che arrivano in Italia dopo un lungo viaggio attraversando il deserto e il mare. Uh-huh. E Roberto li ritrae con questa corona, quasi questo tessuto attorno al volto dorato, che altro non è che una coperta isotermica. Ecco. E quindi si racconta in qualche modo tutta una serie di problematiche connesse alle migrazioni di questi uomini che partono per cercare un Eldorado, un paese dove fare fortuna, invece rischiano di morire avvolti da una coperta d'oro, e tutto infatti. Quello che troveranno sarà questo. Infatti un tema poi scottante, poi ultimamente, insomma, vediamo come il Mediterraneo poi sia a volte la tomba, no? Invece che la salvezza. Sì, assolutamente, quasi noi siamo il baluardo di questi nuovi approdi, di questi nuovi arrivi, tema veramente scottante come dicevi, e mi è sembrato un modo molto elegante di affrontare il problema, proprio perché in realtà hanno questi visi molto fieri, questi due giovani nigeriani, molto aperti al futuro, no? Si vede che hanno questo sguardo davvero fisso verso il futuro, e in realtà invece potrebbero andare a incontrare un destino molto diverso dalla gioia di un nuovo approdo. E questa è per esempio una riflessione, secondo me, su questa nuova modernità che stiamo costruendo. Sì. E allo stesso modo, nesso di causalità di cui parlavamo prima, di Tiziana Contino, in realtà è anche in questo caso un modo per sovvertire le abitudini che spesso sono cristallizzate nella nostra vita, e infatti lei scardina il conformismo di alcune categorie toccando un bicchiere di vetro che fa parte di un muro intero di cristallo. E infatti ho visto sulla foto, bellissima tra l'altro, lei dietro, sì. accovacciata dietro questo muro di vetro. Scusami se ti ho interrotto, Lucia, però ecco. No, anzi, davvero è un muro che la ingabbia, che sembra non dargli possibilità di muoversi, che la comprime, sì. e che un po' rappresenta questo limite anche sociopolitico fragile fatto di vetro, che può essere abbattuto solamente con una grande forza di volontà, con un'azione molto rivoluzionaria di rottura improvvisa. E quindi anche qui siamo sempre alla ricerca di questa interpretazione della contemporaneità e degli schemi anche prefissati, preconfigurati, che subiscono mutazioni continue, quindi non sono mai fissi. Certo. Senti, parlaci invece di un altro tuo progetto, che appunto io ti ho seguito su Facebook e anche su internet, e tu hai con un progetto, sei stata premiata a Setup, che ricordo che Setup è una fiera d'arte contemporanea che si rivolge soprattutto agli artisti emergenti, giusto? E sì, sei, esatto. Sei stata premiata come curatrice Under 35, giusto? Sì, con questo progetto che si chiama Biofilia,
in questa fiera che appunto è in concomitanza della fiera di Bologna ed è la parte giovane, diciamo, della fiera. Questo progetto dal titolo si capisce che ha a che fare con l'amore per la vita. Certo. E in realtà si basa su una teoria di un etologo londinese che negli anni '80 affermò che l'uomo vive meglio a contatto con la natura, con le forme naturali, con tutto ciò che rispecchia le leggi della natura e quindi i frattali e una serie di leggi matematiche. E in realtà questa teoria potrebbe essere, diciamo, nei contenuti è abbastanza scontata, perché è abbastanza naturale essere portati a pensare che l'uomo stia meglio se ha contatto con la natura. Certo. Negli anni '80 anche qui diventava un atto abbastanza rivoluzionario, viste le violenze che l'uomo faceva alla terra, nel senso che c'è stata veramente una crescita di costruzioni, abitazioni, cementificazioni in ogni dove. L'aspetto interessante di questa teoria è che appunto la natura produrrebbe un nutrimento per la mente dell'uomo, e quindi ho usato questo tipo di nutrimento, diciamo, per rispondere al tema della fiera, che era appunto la terra e il nutrimento, che è un po' il tema dell'Expo di Milano. Esatto, infatti. Lo porterai all'Expo? Sì, la mostra è stata selezionata dalla Regione Abruzzo e quindi sicuramente saremo presenti nel padiglione Abruzzo. Di casa Abruzzo all'Expo. E il concept della mostra, tra le altre cose, si è ampliato molto, perché pian piano ho scoperto altri artisti che potevano esemplificare in una maniera macro, cioè in una maniera micro, questa legge macro relativa alla natura, e soprattutto anche a mescolare ancora di più, se possibile, linguaggi diversi, perché, come sai, mi interessa molto aprire il linguaggio dell'arte contemporanea anche utilizzando altre forme che possono essere il design, il food design. Bello. L'architettura, la tecnologia e così via. Quindi a Bologna avevamo già portato questi bento, che sono queste scatoline di giapponesi. Sì, le ho viste, carinissime, tutte in fila. Sono degli origami che nella cultura giapponese rappresentavano il giusto quantitativo di cibo che un bracciante doveva assumere quotidianamente di cereali per insomma, stare al meglio, e quindi anche qui il nutrimento, il benessere torna. Certo. E dentro queste scatoline Monica Maggi aveva realizzato un aperitivo praticamente commestibile, tutti quanti i vegetali intagliati a riprodurre degli elementi naturali. E giocavamo sul tema iniziale attraverso i lavori di Hernán Chavar dei funghi che nascono dalle ossa umane, quindi la fine della vita dell'uomo che diventa la casa per una nuova vita, una nuova e la capacità vita della natura di espandersi in una maniera molto forte. E chiudevamo appunto tutto il percorso della mostra attraverso le opere degli altri artisti con questi bento di Monica Maggi, che una volta mangiati, insomma, rimaneva solamente la scatolina che passavamo nel sottovuoto, che è questa macchina che l'uomo si è inventato per evitare che nascano delle muffe. Sì. E quindi volevamo capire se poi la natura sarà più forte un'altra volta dell'uomo e riprodurrà delle muffe dentro queste piccole opere d'arte, che rappresentavano anche un modo per educare dei giovani collezionisti all'acquisto delle opere. Certo. Perché appunto era il costo di un aperitivo e ti rimaneva questa bustina sottovuoto, e visto che era una fiera soprattutto frequentata da giovani, mi sembrava una maniera carina anche per avvicinarti un po' a quelle che sono le logiche, non lasciarli fuori. Certo. Interagire col cibo e farle avere un contatto con gli artisti. Fantastico. E questa infatti cosa ha funzionato. Ha funzionato, sì, ha funzionato benissimo, direi, veramente. Complimenti, Lucia. Senti, grazie. Invece stai lavorando a qualcosa di nuovo? Ultima domanda per concludere. E poi... Allora sì, sto lavorando, diciamo, a tre concept diversi. Uno è questo ampliamento di biofilia. Sì. E, stiamo
cercando di far arrivare, diciamo, in Sud America, se ci riusciremo, stiamo partecipando a dei bandi per delle residenze e anche per la mostra, quindi vediamo. Un nuovo concept che presenterò per la Fiera di Torino, sempre la Fiera Giovane di Aders, e in cui anche in questo caso il tema sarà molto vicino al modo con cui i giovani vivono la vita contemporanea, quindi a questa fluidità, liquidità, dirla con Bauman, comunque assenza di stabilità, e quindi cercando di tracciare gli effetti positivi e negativi. E poi diciamo un nuovo concept sempre legato a comunque temi connessi alla natura. E tra le altre cose una mostra altra che inaugurerò il 29 di aprile a adesso, quasi adesso, cioè subito dopo Marche Centro d'Arte, sì, che sarà la personale di Sebastiano De Laurentiis, che è un artista classe 1938 abruzzese, che è anche l'ideatore di una biennale che nacque nel 96, Arte e Natura, e quindi già ti fa capire. Direi, esatto, direi che la tematica, insomma, cioè tutta rispetto al tuo lavoro. Senti, io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi e ci diamo appuntamento il 19 aprile, allora tu a Uffida presso lo showroom Ciuciù. Poi scenderai giù a San Benedetto? Sì, bene. Scenderò a San Benedetto con un po' degli artisti che sono presenti a Uffida. Ci vedremo lì, farò anche con i vari ascoltatori. Grazie, Lucia, ci vediamo appunto lì a San Benedetto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao carissima.